Hello everyone, my name is Claudia and I'm an Italian teacher at school Parlando Italiano. Today we're going to look at the Italian alphabet, l'alfabeto italiano, and then we're going to learn how to pronounce some difficult sounds of Italian. Okay, so let's start. Iniziamo. L'alfabeto italiano è composto da vocali e consonanti. So vowels and consonants. Let's see how to pronounce all these letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V o V e Z. Ci sono poi delle lettere straniere che non appartengono all'alfabeto italiano. So, these letters do not belong to the Italian alphabet. And we call them I lunga, K, W, X e Y. Ok, adesso vediamo come si comportano due lettere dell'alfabeto italiano, la C e la G, quando sono seguite dalle diverse vocali. So, the C and G will change their pronunciation depending on the vowel that is going to follow them. Ok, vediamo. La lettera C si pronuncia C quando è seguita dalle vocali A, O, U. E quindi avremo K come in casa, Co come in cosa e Q come nella parola cuore. Quando la lettera C è seguita, is followed, dalle vocali E e D, si pronuncerà C. Cena, cinema. Se noi vogliamo cambiare il suono C in C davanti alle vocali E e D, dobbiamo introdurre tra la consonante C e la vocale una H e quindi avremo che come nella parola anche e chi come nella parola chiesa. The same thing will happen with the letter G. So let's see. La lettera G si pronuncia G quando è seguita dalle vocali A, O, U e avremo gatto, gol e gufo. Ma quando la lettera G è seguita dalle vocali E e I si pronuncerà G come gelato e giallo. Come succedeva per la lettera C, anche per la lettera G, se noi vogliamo cambiare il suono G in G davanti alle vocali E e D, dovremmo mettere una H e quindi avremo ghetto e ghiro. I hope that you will enjoy this lesson and if you want to learn more, please subscribe to our YouTube channel, My Italian Lessons, Parlando Italiano. Ciao!